Questa è la storia di Andrea e Dario, due ragazzi che si incontrano negli anni Ottanta all'università e che da allora non si sono più lasciati. Ciao, sono Andrea, sono nato a Roma, ma sono anche mezzo siciliano e sono il marito di Dario. Ciao, sono Dario, ho 47 anni, vivo a Roma da sempre e sono il marito di Andrea. È la storia di due uomini che si amano, che si sono sposati. Volevamo che ci fosse uno Stato sovrano che ci dicesse io ti riconosco. E che stanno intraprendendo un percorso per diventare genitori. Il fatto che un papà da solo o due papà non riescano ad accudire ad un bambino, secondo me non è vero. Ma questo è solo l'epilogo di una bella storia d'amore, perché la storia di Andrea e Dario ha superato tante difficoltà. Io e Dario ci siamo incontrati nel 1984, al primo anno di università. Quindi abbiamo fatto tutti e due la LUIS, Scienze Politiche, e diciamo il primo anno ci siamo frequentati un po' poco. Poi dopo invece, il secondo anno, ci siamo conosciuti meglio. Non è stato subito un'attrazione immediata. Il secondo anno di università abbiamo cominciato ad essere molto amici. Questa amicizia era la sublimazione di qualche cosa che poi è spuntata, insomma, che era in realtà un amore, insomma. Ci siamo innamorati e dal 1986, perché appunto abbiamo cominciato la nostra storia nel 1986, siamo ancora insieme. Con Dario e Andrea si potrebbe ripercorrere in un certo senso la storia del costume, perché essere omosessuali negli anni Ottanta non era proprio come oggi. Un difficile percorso di accettazione di se stessi e soprattutto da parte della società. All'inizio abbiamo tentato di fingere che non eravamo innamorati, quindi abbiamo tentato di fingere che era una grande amicizia, che era un qualche cosa, ci negavamo anche a noi stessi. Diciamo che prima di incontrarlo non avevo ben chiara il mio orientamento sessuale. Dopo averlo incontrato, chiaramente parliamo di un periodo, quello degli anni Ottanta, in cui certo non era come oggi. A quel tempo essere omosessuali era chiaramente un grande stigma. E chiaramente io avevo paura che gli altri capissero e quindi tutto l'inizio della nostra storia, per tanti anni noi abbiamo vissuto questa nostra vita in solitaria, diciamo, nascosti dagli altri, anche se poi in realtà tutti lo sapevano, tutti l'avevano capito, o comunque facevano finta, insomma, di che non fosse così. Noi non sapevamo niente di omosessualità, negli anni Ottanta c'era pochissima informazione, quindi io mi ricordo che da piccolo, quindi da adolescente, cioè, tentavo disperatamente, cioè, di capire che cosa significava essere omosessuale, tentavo di attingere a quelle poche riviste, non c'era internet, quindi tentavo di attingere agli articoli che uscivano sull'Espresso, che giravano a casa. E devo dire, ero anche molto spaventato, perché comunque l'omosessualità negli anni Ottanta era dipinta molto come un qualcosa locali, bui, adescamenti, insomma, quindi era una cosa che mi faceva anche molto paura. Facevo un grandissimo sforzo su di me di contenimento. Ero arrivato al punto che mi ero costruito una corazza impenetrabile, quindi stavo attento a tutto quello che dicevano gli altri, a tutto quello che usciva fuori da me. Controllavo tutto, insomma, cioè, controllavo tutto quello che facevo, tutto quello che gli altri facevano nei miei confronti. Da 1986 noi siamo stati, appunto, siamo insieme, ma non l'abbiamo mai detto a nessuno, cioè fino al, ma credo esplicitamente, abbiamo cominciato a dirlo, penso nel 2000, quindi per 14 anni noi abbiamo all'inizio praticamente, cioè, cercato di creare una sorta di perimetro invalicabile in questa storia. Quindi noi ci proponevamo anche agli altri amici, proprio per il terrore di essere giudicati, perché sai, noi viviamo in una società omofoba, cioè la società italiana è intrinsecamente omofoba.
Quindi chiaramente tu hai paura di essere rifiutato dagli altri, hai paura inconsciamente che gli altri non ti ameranno più, che gli altri non ti vorranno più bene, che ti emargineranno, che avrai dei problemi. Quindi abbiamo tentato il più possibile di in qualche modo non far trapelare nulla e ci proponevamo come amici. Negli anni Ottanta, appunto, come Andrea ha ricordato, non c'era quello che c'è adesso, internet, la consapevolezza che c'è adesso, anche se siamo ancora molto indietro. E si capiva, capivamo anche noi amici il perché magari loro avevano scelto o comunque sceglievano di non palesarsi. Ci dispiaceva un po', soprattutto per i più intimi, perché appunto pensavamo proprio che potevano comunque contare su di noi. Però è anche normale, abbiamo anche capito le difficoltà che c'erano. Diciamo che chiaramente questo nascondersi poi prendeva anche delle pieghe un po' paradossali, per cui ogni volta che noi andavamo per esempio in viaggio noi ci comportavamo come due single, quindi per esempio non potevamo dormire insieme o se c'era la possibilità bene, se no chiaramente si divideva la stanza, poi chiaramente da studenti si cercava di spendere il meno possibile, quindi magari si divideva la stanza con altri amici, oppure comunque anche in altri viaggi che abbiamo fatto di gruppo, con persone che anche non conoscevamo, noi comunque cercavamo sempre di presentarci come due single, in modo da non far capire cosa c'era dietro la nostra amicizia. Tu pensa che alla fine del, diciamo insomma intorno al 95, entrambi noi ci siamo comprati la casa, entrambi abbiamo comprato due case diverse, pur stando insieme da 10 anni, perché per noi era totalmente impossibile solo da immaginare di poter avere una vita pubblica in coppia, insieme, in uno stesso appartamento. Queste sono tutte ovviamente, erano tutte gabbie mentali in cui eravamo imprigionati. E quindi noi ci siamo comprati due case diverse. Alla fine, ad esempio, quello che è successo a me è che proprio alla fine del 95, novembre del 95, avevo comprato la casa, l'avevo ristrutturata, ero andato ad abitare. La prima notte in cui mi sono trovato da solo in questa casa mia, che poi avevo ristrutturato come mi piaceva a me, ho avuto un attacco di panico bruttissimo e da lì ho cominciato un po' a capire che cosa stava generando un po' questo malessere e alla fine, insomma, dopo un po' di lavoro anche di psicoterapia ho capito che in realtà io non volevo abitare da solo. Ma a volte ai percorsi interiori si affiancano anche delle scosse che ti presenta il destino e non sempre belle. Io nel 2000 ho avuto un bruttissimo incidente di moto. Quindi sono stato per morire, perché comunque mi si è rotta la milza, l'hanno asportato la milza, avevo la setticemia, quindi sono stato operato d'urgenza, eccetera. In questo periodo di convalescenza a me è venuto molto chiaro che comunque non ne potevo più di stare in questa bolla protetta, quindi avevo veramente voglia di riconquistare proprio la verità e l'autenticità della mia vita. È stato un po' anche la chiave di volta, perché da una parte quando c'è un momento così difficile e drammatico, poi le finzioni cadono. Tra persone adulte e intelligenti le finzioni cadono. Quindi io mi ricordo per esempio quella notte che eravamo insieme, io l'ho portato al pronto soccorso, sono stato tutta la notte con lui, poi la mattina ho dovuto chiamare i genitori, perché non ho voluto chiamare di notte, ma la mattina l'ho dovuto chiamare. Mi ricordo ancora gli occhi del papà quando è arrivato in pronto soccorso di sofferenza, ma anche non è che diceva a te che ci stai a fare qua, perché era naturale anche per lui che fosse così. E allora poi nel momento poi della convalescenza che Andrea l'ha passato a casa, perché chiaramente aveva bisogno, io lavoravo, lui aveva bisogno di cure, insomma di attenzione,
È chiaro che poi lui parlando con la madre, poi alla fine è uscito fuori l'argomento. Sono quelle cose che poi non puoi più nascondere. A un certo punto dici, ma perché lo devo nascondere? Perché da questo incidente che cosa è successo? Noi abbiamo cominciato a essere liberi di parlarne con gli amici, con la famiglia. Diciamo insomma che tutti già sapevano tutto, insomma, perché ovviamente dette le persone per fortuna non sono stupide, per cui tutti quanti immaginavano, la maggior parte delle reazioni è stata finalmente ce l'avete detto, non ne potevamo più di questo gioco, di questo segreto di Pulcinella. Ricordo che è stato un momento bellissimo perché ricordo che Dario mi comunicò questa novità, diciamo così, con una mail bellissima in cui in qualche modo dimostrava anche il timore di eventuali reazioni negative da parte degli amici, e mia in particolare, ovviamente reazioni che non ci sono state da parte di nessuno di noi. A me è successa la stessa cosa quando, diciamo, in ufficio io non avevo detto niente, non avevo mai dichiarato, anche se poi chiaramente i miei amici lo sapevano, eccetera. E, per esempio, col mio capo, quando è morto il papà di Andrea, che chiaramente io sono voluto rimanere con lui, allora ho scritto al mio capo e mi sono detto, ma perché gli devo dire una cretinata? E gli ho detto, guarda, è morto il padre del mio compagno con cui vivo da 10 anni, eccetera, eccetera. Perché a un certo punto poi, crescendo, ti rendi conto che è una perdita di tempo. Dopo un difficilissimo percorso di coming out, oggi Dario e Andrea sono considerati una coppia a tutti gli effetti, esattamente come una coppia etero, anche se poi, nella vita quotidiana, le problematiche non sono proprio uguali. È un discorso un po' complesso da capire. Non è che necessariamente una coppia gay e una coppia etero abbiano delle aspettative e delle sensazioni diverse. In linea teorica potrebbero essere assolutamente le stesse se noi avessimo una società che fosse inclusiva per l'omosessualità. Io credo che noi non siamo ancora arrivati in questo paese a capire la diversità, che cosa significa. Capire che una persona diversa ha bisogno di un'attenzione diversa, non ha bisogno delle stesse attenzioni degli altri. Questo è un concetto che secondo me è molto fuorviante. Noi parliamo sempre, adesso poi figura nel mondo aziendale si parla di diversity, e nel 90% dei casi si intende lo stesso trattamento per tutti. Un omosessuale non è uguale a un eterosessuale, un handicappato non è uguale a un non handicappato, una madre non è uguale a una donna. Ancora far capire la diversità di un omosessuale in quanto a vita quotidiana, ai problemi che deve affrontare in ogni giorno, dal riconoscimento anche giuridico della propria esistenza, al poter parlare liberamente della propria vita. Ecco, questa è una cosa che ancora non si è capito. Cioè, a me viene detto, ma che volete, ma che problema c'è? Siete liberi, potete fare quello che vi pare, non è che avete qualche impedimento legale o qualche impedimento. Ci sono gli impedimenti ancora, impedimenti enormi di tipo culturale. C'è anche, nella nostra esperienza, anche in una città come Roma, c'è ancora un certo lapsus che le persone fanno, che è sul fatto che tendono a vedere la tua coppia come una cosa privata, come una cosa privata delle due persone. Cioè, nel senso, vabbè, siete voi. Quindi quando tu cominci a parlare e a dire, ma guarda, io vorrei avere i miei diritti di poter essere coppia anche per la società, anche per lo Stato. Il solo fatto di dover comunque giustificare sempre, in qualche modo, la mia vita, il fatto di dover ogni volta dire, sei sposato? Io dico sì. Ah, tua moglie dov'è? No, non è mia moglie, è mio marito. Come tuo marito? E allora uno dovrebbe dire, ah, tuo marito, dove vi siete sposati? No, invece ogni volta tu devi trattare la cosa come eccezionale. Non è facile comunque doversi affermare ogni giorno. Io quando siamo venuti qua ho mandato una lettera a tutti i condomini dicendo che venivo qua, venivo con il mio compagno, che tra l'altro è anche proprietario, insomma. Però perché fosse chiaro, non ci deve essere nessun tipo di... Cioè, come avrei detto, vengo con mia moglie, e ho detto vengo con il mio compagno.
A suggellare l'amore di Dario Andrea è il matrimonio, desiderato, voluto e con un significato ben preciso. Il fatto di essere trattati come una coppia, come tutte le altre, quindi senza differenze. Dario e Andrea sono una coppia affiatata da ben 25 anni e nel 2009 sono diventati anche coniugi. Ci accolgono nella loro casa nel quartiere Parioli a Roma, dove ci raccontano la loro vita quotidiana e il fatidico momento del sì. Questa qui era la casa di famiglia di Dario, quindi Dario è più o meno abitato qui da quando aveva 4 anni. Volevamo ovviamente farla un po' nostra, insomma, quindi sì, abbiamo voluto fare la casa definitiva, insomma, la casa definitiva della nostra vita. Gli amici di Dario e Andrea sono di lunga data, proprio come la loro storia, e quando hanno ristrutturato la casa si sono affidati proprio ad un loro amico d'università, che ci confessa. Andrea è sicuramente quello più esigente e più rompiscatole, però la grande forza di Andrea è Dario, che in qualche modo gli dà poi nei suoi momenti in cui passa il nervosismo, la cosa, perché è difficile, come ripeto prima, cercare di ottenere quello che uno vuole, però Dario poi è quella valvola un pochino che si prende tutti gli sfoghi anche di Andrea e quindi in qualche modo sta lì a mediare le posizioni. Abbiamo impostato un po' una ristrutturazione sul concetto dei quattro elementi, terra, fuoco, aria e acqua. E ad esempio questa zona della cucina è la zona del fuoco. E poi invece qui abbiamo tutta la zona notte, è la zona notte e la zona giorno è la zona dell'aria, quindi abbiamo cercato un po' di rendere la trasparenza, la luce, dell'aria. E poi ci sono anche altri inquilini. Noi non abitiamo da soli, ma abitiamo con 5 gatti. Qui ne abbiamo 2, e poi ce ne sono qua sotto altri 2, ma appena sento un rumore, loro 2 sono i 2 neri, hanno paura. Questa casa rappresenta molto per Dario e Andrea, perché è la casa in cui si sentono una famiglia, un nucleo, ma prima di diventarlo, anche in senso istituzionale, hanno dovuto affrontare molte difficoltà, a partire dalla fine, da un testamento. Mi ricordo, ad esempio, nel 2004, noi abbiamo cominciato a porci, prima che decidessimo di andare in Canada a sposarci, ci siamo posti il problema su come tutelarci un pochettino, quindi come in questa vacatio di qualunque tipo di normativa che possa consentire a una coppia omosessuale di rendere pubblico il proprio rapporto, abbiamo tentato di tutelarci in qualche modo. E la cosa, veramente assurda, forse un po' difficile da capire per chi non è omosessuale, è che l'unico modo che tu hai per tutelarti è quello di fare testamento o di nominare l'altra persona in maniera vicendevole tuo procuratore. La procura, sai che è qualche cosa che si fa quando scatta l'infermità mentale o la incapacità di intendere e volere, e il testamento si fa pensando alla morte. Quindi il paradosso è che una coppia gay, una coppia omosessuale, quando pensa di mettere su famiglia, l'unico strumento che ha è quello di pensare a quando la coppia non ci sarà più. Io non l'ho vissuto come una cosa negativa, anche se effettivamente è una cosa negativa, perché tu fai testamento per proteggere il tuo coniuge, che non è riconosciuto dallo Stato, e quindi per farlo diventare erede universale. Quindi quando pensi a quel momento in cui non ci sarà più. Io non l'ho vissuto in questo modo, sinceramente. L'ho vissuta anzi come una riaffermazione forte della nostra unione. Conosco tantissime persone che, per esempio, sposate, che non fanno la comunione dei beni. Noi abbiamo una casa in comune. Tutto quello che è possibile fare per unire anche tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo e tutto quello che abbiamo, l'abbiamo fatto. Quindi io l'ho vissuto più come una cosa
positiva. Ma finalmente il coronamento di un sogno, il matrimonio celebrato in Canada, che per Andrea e Dario ha un significato davvero importante. Noi abbiamo scelto di sposarci perché, proprio per quello che dicevamo prima, non avendo un riconoscimento giuridico, legale, ma più che giuridico nel senso classico di una società, di uno Stato, di una comunità che riconosce il fatto che tu sei unito per la vita a un'altra persona. Questa è una cosa che forse le persone eterosessuali che possono sposarsi lo ritengono normale, naturale, non hanno nessun tipo di... non capiscono bene cosa significa, ma quando la sanzione proprio di una società che dice voi siete uniti davanti a tutti per la vita, è una cosa importantissima. A un certo punto della nostra storia abbiamo cominciato a sentirci sposati, cioè noi crediamo molto che il matrimonio sia un momento deciso dalla coppia stessa in cui in qualche modo la coppia prende coscienza del fatto che si è fusa, cioè nel senso che le due individualità si sono fusi. A quel punto noi abbiamo cominciato a sentirci sposati. Volevamo che ci fosse uno Stato sovrano che ci dicesse io ti riconosco come coppia per la vita. E quindi per questo abbiamo saputo, adesso ci sono tanti stati in Europa dove ci si può sposare, ma la maggior parte degli stati bisogna essere o cittadino o residente. Adesso ci sono la Scozia e la Norvegia, cioè, che invece l'hanno anche introdotto per i non residenti. Ma 2 anni fa, quando siamo sposati noi, non c'era ancora questa possibilità. E quindi invece in Canada è possibile sposarsi anche per... anche i non residenti possono sposarsi. Hi Dario. Hi Dario. Embrace you Andrea as my life's partner. Embrace you Andrea as my life partner. Sharing all of life with you. Sharing all of life with you. Its responsibilities and freedoms. Responsibility and freedom. Innanzitutto io, come siamo andati a chiedere la licenza di matrimonio, una volta fatto presentato la domanda, l'impiegata si è girata, si è messa a fare a scrivere tutto e io mi sono messa a piangere, perché lei l'ha trattato con una tale normalità che è esattamente quello che ti dicevo prima, cioè il fatto di essere trattati come una coppia come tutte le altre, quindi senza differenza, e lei l'aveva fatto. E oggi noi abbiamo un atto, un certificato del Stato dell'Ontario che dice che noi siamo sposati e noi in ogni cosa che potremmo fare in Canada siamo 2 coniugi. Ecco perché l'abbiamo fatto. Essendo profondamente cattolici, Dario e Andrea hanno chiesto una cerimonia anche religiosa. Poi il matrimonio noi abbiamo chiesto di poterlo fare, ovviamente al comune è un matrimonio civile, ma in Canada si può fare anche con un rito misto. Quindi nel senso ci può essere anche un ufficiale che sia pubblico ma anche religioso. E quindi il nostro matrimonio è stato celebrato da un ufficiale che era al contempo un pastore luterano. Noi abbiamo chiesto che fosse un pastore, un religioso, perché noi siamo credenti, crediamo, quindi viviamo anche un altro aspetto della nostra vita, è l'esperienza di fede, quindi la condivisione di una vita spirituale, e quindi ci piaceva anche l'idea che ci fosse un matrimonio che non fosse solo mi dichiarano marito e marito, ma che ci fosse anche un lato religioso. Quindi attraverso questo pastore noi abbiamo potuto inserire l'elemento di fede all'interno della cerimonia, quindi abbiamo letto il Vangelo, quindi abbiamo avuto la benedizione e via dicendo. Ed è stato, secondo me, quello che ha anche reso diverso il nostro matrimonio dai normali matrimoni civili che si fanno, quindi l'ha reso un matrimonio un po' più matrimonio. It may be quite simple, but now that it's done. Our friends and relatives, for as much as they have agreed together in marriage, having witnessed the same before us, having given their promises each to the other, now by the authority given to me by the province of Ontario, Andrea and Dario, I pronounce you married. E quando siamo andati a fare le foto giù nell'androne del municipio di Toronto, era bellissimo il fatto, non so, passava la vecchietta e ti faceva gli auguri, cioè arrivava lì spontaneamente e ti faceva gli auguri. Io pensavo a una situazione omologa italiana
dove come minimo cioè, la gente avrebbe sgranato gli occhi, insomma ti avrebbe visto, oddio ma che sono questi qua, magari imbarazzata. Ovviamente loro hanno capito in maniera molto chiara che la felicità di due persone non può mai essere un pericolo per gli altri, insomma. Noi invece qua abbiamo ancora il pensiero che la felicità di due persone, in questo caso due persone omosessuali, può costituire un pericolo per qualcuno, che è una cosa che io veramente non riesco a farmene una ragione. Al ritorno in Italia hanno naturalmente voluto condividere la loro felicità anche con gli amici. Questo è l'invito che abbiamo fatto per il nostro matrimonio, e perché noi abbiamo voluto anche condividere questo momento con i nostri amici, i nostri familiari, e abbiamo detto ma perché non facciamo comunque una festa? E l'abbiamo fatta, abbiamo fatto una grande festa un po' diversa dalle altre, non volevamo fare la classica festa di matrimonio che è veramente una rottura di scatole e basta, quindi l'abbiamo fatto in campagna da noi con la marching band, con un ambiente molto molto rilassato, e eravamo tantissime ed era con lo spirito giusto, con le persone che sono venute a festeggiare un matrimonio. Penso è l'unico matrimonio sicuro che conosco a parte il mio. Sì, assolutamente sì. What a night, was there a night like this? Have I met you? Noi qua non siamo marito e marito o coniugi. Io ogni volta che devo dire se sono sposato, dico che sono sposato e ho un marito. Anche se Andrea non piace la parola marito, gli piace più la parola coniuge. Al di là di come vuoi chiamarlo, io mi sento sposato a tutti gli effetti. Ti devo dire che ad oggi, grazie a Dio, non ho mai avuto nessun tipo di situazione in cui il contratto giuridico di matrimonio serve per fare certe cose. Normalmente sono quasi tutte cose spiacevoli, quindi per fortuna dico non mi è mai capitato. In quel momento chiaramente io non sarò sposato per lo Stato italiano. Adesso il primo atto è il censimento, siccome noi siamo sullo stesso stato di famiglia, noi abbiamo un unico censimento, non ce ne abbiamo due. E infatti la cosa divertente, se vuoi, è che se vai a prendere lo stato di famiglia, c'è scritto la famiglia di Dario De Gregorio è composta da Dario De Gregorio e Andrea Rubera. Chiaro che è famiglia anagrafica, non è la famiglia reale, però fa effetto questo anche. Ma tutto questo non ha fatto scoraggiare la nostra coppia, che come molte famiglie sente ora il bisogno di allargarsi. Dario e Andrea si sono incontrati negli anni 80 all'università e da allora non si sono più lasciati. Per molti, moltissimi lunghi anni hanno vissuto la loro storia d'amore quasi in clandestinità. All'inizio negli anni 80 per i condizionamenti sociali, poi per delle barriere mentali costruite negli anni davvero dure a frantumarsi. Alla fine qualche scossone del destino e un amore troppo grande li ha portati nel 2000 a fare coming out, a costruirsi una casa insieme e soprattutto una vita. Primo passo il matrimonio, celebrato in Canada, ed ora la volontà di diventare genitori. L'esperienza della genitorialità è una cosa che io ho sempre sentito molto forte, e che chiaramente per tanto tempo ho ritenuto impossibile. In realtà ci sono tanti, ormai l'omogenitorialità è un'esperienza reale, molto presente nel mondo, in Italia di meno, ma ci sono tantissime coppie con figli. E quindi è una cosa a cui stiamo pensando. Beh, lui la fa molto facile. In realtà non è così facile, è una decisione che... Cioè, una decisione, è un percorso che abbiamo fatto dopo 5 anni di grossissima riflessione, informazione, cioè cercare di capire se era veramente il nostro desiderio, insomma. Quindi ci siamo interrogati su tutti e pro, i contro, abbiamo letto tantissimo. La scelta è stata molto ponderata, ma come si immaginano poi davvero da genitori, come due papà?
molto difficile immaginarsi in una situazione che uno non, che uno non ha ancora visto, però in tutti i casi abbiamo delle sensazioni, soprattutto delle aspettative. Io penso che tutto sommato noi siamo molto complementari, per cui sai, il fatto che un papà da solo o due papà non riescano ad accudire ad un bambino, secondo me non è vero, cioè nel senso è un fatto molto di ruoli culturali, cioè nel senso, quindi ci bisogna calarsi in una situazione in cui chiaramente si deve capire cosa fare, si deve sapere come accudire, bisogna anche imparare, insomma. Ma come a livello di bilanciamento di forze e di messaggi, io penso che sia importante che un eventuale bambino, insomma, riceva due impostazioni molto diverse, cioè nel senso abbia una persona forse più normativa e una persona forse più invece più fisica, più dolce. Io mi aspetto di vivere, qualora accadesse, questa esperienza come la potrebbe vivere, con la stessa intensità, con le stesse aspettative, con gli stessi dubbi, paure e problematiche di una coppia eterosessuale. Ma questa esperienza comporta un lunghissimo e complesso iter che è possibile solo all'estero. Nel mondo ci sono molti paesi in cui è possibile per una coppia gay o per una coppia di donne diventare genitori. E in molti paesi, insomma, si può per esempio accedere all'adozione. Questo purtroppo per una coppia di cittadini gay italiani non è possibile, quindi in Italia una coppia di alle coppie omosessuali non è consentito accedere all'adozione e non è possibile neanche all'estero, nel senso noi come cittadini italiani non possiamo adottare in nessun paese del mondo. Una coppia italiana, una coppia di gay italiani, l'unico modo che ha è di accedere in quei paesi dove è consentito e dove è legale a un percorso di fecondazione assistita, che avviene con un processo che si chiama gestazione per altri. Quindi per esempio Canada e Stati Uniti sono dei paesi dove questa cosa è consentita, insomma. Il percorso che preferirei è indubbiamente il percorso dell'adozione. Io, ma penso anche Dario, non abbiamo mai sentito una necessità fortissima di diventare genitori biologici proprio. Dario e Andrea si sentono pronti e come una coppia etero vogliono allargare ora la famiglia. Ma al di là degli studi, che chiaramente però includono anche l'esperienza diretta con persone che sono passate attraverso questa esperienza, cioè non abbiamo solo letto, abbiamo parlato con tante persone, abbiamo visto tante famiglie omogenitoriali, noi siamo parte di Famiglia Arcobaleno, che è un'associazione che racchiude tutte le famiglie omosessuali in Italia. Quindi l'abbiamo visto, ma noi ci sentiamo pronti. Io da sempre ho pensato di poter essere un genitore. E come ti ho detto prima, vedo le stesse dubbi, le stesse paure, le stesse attese di un qualsiasi papà che cerca di avere un figlio. Questa società dove siamo nati, chiaramente è previsto che per un omosessuale non può diventare genitore, per cui praticamente è ovvio che questo messaggio l'abbiamo introiettato anche noi, cioè abbiamo messo tantissimo tempo prima soltanto di osare di chiederci se mai avremmo potuto essere genitori, perché il messaggio che ti arriva è talmente forte e castrante che tu automaticamente dici: bene, ho preso coscienza di essere omosessuale, do per scontato che io genitore non potrò diventare mai. Discorso dell'omogenitorialità non trova molti consensi nella società, ma gli amici più cari di Andrea e Dario ci dicono la loro. Una volta accettato da parte loro, soprattutto, il fatto di vivere un'esperienza diversa da quella che chiaramente è la procreazione ordinaria, chiaramente. Detto questo, ripeto, quello che ho detto a loro, cioè, non ho mai visto due che siano più pronti a essere genitori, più portati a farlo di Dario e Andrea, cioè, vizieranno in una maniera terrificante. Non ho alcuna preclusione, anzi,
trovo che sia una cosa, anzi, peccato che non si possano adottare bambini, perché veramente che non sia possibile per una coppia omosessuale adottare bambini, perché quello sarebbe veramente una cosa molto molto bella. Cioè, ci sono bambini negli orfanotrofi che veramente avrebbero bisogno di amore. È un processo molto coraggioso il loro, e d'altronde anche è un po' una caratteristica di chi apre degli apripista, voglio dire. È chiaro che chi lo fa per prima, lo sforzo lo fa molto più grande, però se non c'è il primo che lo fa, è anche vero che mai ci saranno quelli che seguono. Quindi è un problema semplicemente di gestire il contesto, però loro devono avere, per la mia esperienza, le spalle larghe. Pensare nel nostro paese ad avere figli quando ad una coppia gay nemmeno è consentito il matrimonio. Di certo Dario e Andrea avrebbero una vita molto più facile all'estero. Bella domanda, perché siamo rimasti in Italia? Chiaramente tante volte me lo chiedo anch'io, perché ovviamente al di là di tutto quelli che sono i problemi attuali, politici, sociali, economici, eccetera, è chiaro che sarebbe molto più semplice vivere in una società per cui, appunto, come abbiamo parlato prima, abbiamo detto prima, tu sei una persona uguale agli altri, ti tratto come una coppia uguale agli altri, con tutti i doveri e i diritti. Scordiamoci anche il discorso dei diritti, che tante volte si nasconde, e diritti e dei doveri. Però è anche vero che a un certo punto noi abbiamo avuto la fortuna di fare un certo tipo di percorso, e quindi forse abbiamo la possibilità di testimoniare, di far capire qualche cosa, e quindi forse sta a noi anche il compito di in qualche modo testimoniare e far capire, perché in Italia c'è tantissima ignoranza, ci sono tantissimi preconcetti, ma tanti di quei preconcetti sull'omosessualità sono figli dell'ignoranza. Allora, semplicemente far capire che cosa significa essere omosessuale, cosa significa vivere una vita da omosessuale, cosa significa una coppia omosessuale. Noi abbiamo visto in tanti casi in cui abbiamo incontrato scout, gruppi di religiosi, eccetera, eccetera, che semplicemente la conoscenza ha cambiato il loro modo di vedere certe cose. In fondo questa è una cosa, non dico un dovere civico che abbiamo, perché non mi spingerei fino a quello, però quantomeno è una cosa che noi possiamo fare qui, è un percorso che noi dobbiamo tentare. Molti discorsi oggi ci sembrano scontati e dare un esempio è certamente una posizione positiva e coraggiosa, ma purtroppo sul mondo gay ci sono ancora molti pregiudizi. I gay sono i froci ricchi, innanzitutto si dice, no? Quindi lo spettro dell'omofobia. Noi viviamo in una società omofoba. Questa è la storia di un amore speciale, di due uomini, Andrea e Dario, che sono una vera e propria famiglia. Stanno insieme da ben 25 anni, sono sposati, oggi pensano ad avere figli e vivono in Italia, nel nostro paese, che ha ancora qualche pregiudizio di troppo sul mondo gay. I gay sono i froci ricchi, innanzitutto si dice, no? Quindi poi è interessante sapere, in inglese gay si intende tutte e due, lesbiche e gay, in italiano invece si parla solo degli uomini. Per esempio, uno dei luoghi comuni grossi che c'è è sei frocio, quindi sei una donna. Cioè, io non mi sento minimamente donna, ma proprio zero. Oppure io giocavo ormai a calcio. Come giocare? Ti piace il calcio? Tu, un omosessuale, ti piace il calcio? Perché non mi può piacere il calcio? E poi purtroppo c'è ancora lo spettro dell'omofobia. Ma l'omofobia è una cosa molto strisciante, è molto presente, e l'omofobia spesso viene
viene considerata soltanto quando accade un episodio di violenza, quindi di violenza fisica. In realtà l'omofobia non è soltanto violenza fisica, non è soltanto quando un ragazzo viene preso a botte o ci scappa la coltellata, cosa che purtroppo ancora oggi in Italia capita. Però l'omofobia è anche molto di più, cioè è anche appunto il pensare che essere omosessuale è una vergogna, il pensare che omosessuale è qualche cosa che merita di essere guarito. Ad esempio, noi vediamo che si parla sempre di più di gruppi integralisti cattolici che portano avanti le cosiddette teorie riparative. Quindi che consigliano ai genitori di figli omosessuali di farli frequentare delle teorie riparative con psicologi che pretenderebbero di farli diventare eterosessuali, cosa che è sconfessata da tutta la psicologia e la psicanalisi ufficiale, ma ancora esistono, e queste cose spesso sottopongono i ragazzi a degli stress e a delle dissociazioni pazzesche e reiterano dentro un ragazzo che comunque magari sta attraversando un periodo di grossa sofferenza, reiterano il messaggio che essere omosessuale è qualcosa di sbagliato che va corretto, insomma, invece di metterlo in condizione di accettarsi pienamente e quindi poter proseguire in un cammino di sviluppo per un progetto di vita pieno. Ognuno di noi può fare qualcosa per combattere questi atteggiamenti negativi, ma la vera spinta, secondo Dario Andrea, deve partire dalla classe politica, affinché tutti gli amori possano essere vissuti con libertà. Sicuramente la politica, proprio perché deve servire a far compiere al paese quel salto di qualità, di tutela dei diritti delle persone, quindi far capire anche forzare, in un certo punto di vista, la società, che comunque, come ho detto prima, è molto più pronta ad accettare certe cose di quello che non si pensi. E quindi è compito proprio della nostra classe politica farsi promotore, così come è stato, forse promotrice, così come è stato anche nel passato, ricordiamoci negli anni 70 con la legge sull'aborto, il divorzio, eccetera, eccetera. Tutte cose che la politica ha portato in un paese, in una società che probabilmente non era pronta completamente o almeno non era pronta in maniera esplicita ad accettare. La politica si è fatta promotrice di un cambiamento e la stessa cosa dovrebbe fare sull'omosessualità. Take my time.